Mi chiamo Francesco Fiore e sono un ex giocatore patologico. Sono uscito dalla dipendenza dal gioco d'azzardo nell'ottobre del 2012. L'anno scorso facevo attività di pubblica informazione. Vengo chiamato nelle conferenze come esperto di gioco d'azzardo patologico. Quando un giocatore è dipendente dall'azzardo, continua a giocare e si dà da fare per recuperare soldi per rifarsi delle perdite, indebitandosi continuamente e rovinandosi di conseguenza, fregandosene di tutto il resto, famiglia compresa. Tutta questa pubblicità, ben studiata e calibrata sulla fragilità di molte persone, non farà altro che trasformare molti giocatori normali in giocatori patologici dipendenti, come ero io. Ho deciso di lanciare questa petizione su change.org Stop Spot Azzardo, perché le società che gestiscono il gioco d'azzardo in Italia possono pagare importanti testimonial per il loro spot e investono milioni di euro nella pubblicità. Io invece non posso permettermi di farmi sponsorizzare da un personaggio famoso, però tramite la rete chi ascolta questo videomessaggio e decide di firmare la petizione può anche decidere di condividerla sui social network o per mail con un semplice click. Il mio appello al presidente Renzi, al quale è rivolta questa petizione di change.org Stop Spot Azzardo, è di pensare che, come risulta dal sito di Libera, ci sono 800.000 giocatori dipendenti e circa 2 milioni di giocatori problematici a rischio di ammalarsi seriamente. Io e lei, Renzi, siamo coetanei. Abbiamo entrambi dei figli, quindi le chiedo di ragionare sia come politico sia come padre di famiglia. Forse prima di aver toccato il fondo, un giocatore non si ferma più. Quindi tutta questa pubblicità continuerà a rinnovare in lui la speranza che prima o poi arriverà la grossa vincita. Tutta questa pubblicità non fa altro che generare nuove generazioni di malati di azzardo. Purtroppo sta contagiando anche i minorenni che continuano a scommettere con il videofonino, inconsapevoli di cosa significhi il gioco d'azzardo può creare dipendenza patologica, giocate con moderazione. Spesso i giocatori patologici hanno famiglia, hanno dei genitori e hanno anche dei figli. I bimbi di questi giocatori malati non hanno nessuna colpa se i loro genitori continuano a rovinarsi con il gioco d'azzardo. Quindi Renzi, per questi bimbi, per i minorenni, per le famiglie, io le chiedo di fare una scelta responsabile come capo del governo italiano e di decidere se preservare gli interessi di queste poche decine di società che gestiscono il gioco d'azzardo in Italia, o se fare un provvedimento urgente, senza aspettare i lunghi tempi del Parlamento, come fu fatto nel 2004 per il tabacco, e vietare la pubblicità del gioco d'azzardo per tutelare la serenità e la salute di milioni di famiglie italiane. Io la ringrazio in anticipo perché so che ascolterà questo mio appello. Grazie, Renzi.